Avevo già proposto un effetto volta pagina ormai 3 anni fa, un po' più complesso di quello che andiamo a vedere e anche con una piccola differenza, una piccola variante. Quindi utilizzando due fotografie dove l'effetto di volta pagina, di piccola rotazione di un angolo permetterà di vedere al di sotto una seconda immagine. Quando l'avevo proposto ancora non c'era la funzione alter, adesso con questa funzione è molto più semplice e meno brigosa questa lavorazione. Vediamo come muoverci con la finestra dei livelli aperti, menu finestra, spuntiamo livelli, svincoliamo il livello di sfondo, quindi doppio clic sul lucchettino e confermiamo in questa finestra, così sarà possibile muovere il livello di sfondo. Stacchiamo le finestre perché quando si aprono più immagini, ce le ritroviamo tutte in un quadro, quindi dal menu finestra ordina tutte le finestre mobili. E lo spuntiamo, ci ritroviamo con le finestre staccate che ci permettono di lavorare meglio. Attiviamo la seconda, quella che andrà sotto a quella scelta da vedersi in primo piano, quindi con lo strumento sposta, clicchiamo e trasciniamo al di sopra. Possiamo chiudere per togliere confusione e spostiamo la disposizione dei livelli. Quindi quella che ho appena trascinato passerà sotto, cioè attiviamo il livello che era quello di sfondo e lo spostiamo al di sopra. Andrà adesso applicato uno strumento di modifica altera. Questo ci permetterà di creare questo angolino un po' girato che simula il volta pagina. Quindi dal menu modifica, trasforma, altera. Con queste maniglie che hanno diverse possibilità di essere modificate in corrispondenza di questi quadratini, trasciniamo, iniziamo dall'angolo, iniziamo a trascinare e a creare la nostra apertura. È normale che ognuno avrà una propria immagine e se è orizzontale, non verticale come quella che sto utilizzando io, è probabile che sia anche più semplice lavorarci. Comunque, invio per confermare questa trasformazione, attiviamo il livello sottostante con lo strumento sposta e non attivato questo simbolino qui perché potrebbe crearci problemi. Andiamo ad adattare la nostra immagine. È normale che sia da posizionare in modo che si veda una porzione interessante dell'immagine. Nel mio caso si vede un po' di trasparenza, essendo una fotografia verticale, se nascondo un attimo il livello sopra, vediamo che gran parte di quest'area qui non è coperta dalla fotografia. Per ovviare un po' al problema della trasparenza si può riempire in bianco questa zona, quindi cliccando con il primo piano bianco e lo strumento secchiello, almeno non c'è la trasparenza che è poco gradevole a vedersi. Quindi riattivo il livello e l'importante insomma è che si veda questo effetto di girapagina. Attivo il livello superiore e applico un effetto di ombreggiatura, questo per aumentare la sensazione di tridimensionalità, quindi dal menu livello, stile livello, vado a spuntare ombra esterna e orientando la luce in questo modo, in modo che la proiezione dell'ombra sia verso destra, mi giostro con i cursori per aumentarne la distanza e la dimensione, in modo che sia meno marcata, insomma che sia più effetto ombra, come se la luce proveniente da questa parte generasse un'ombra al di sotto, da questa parte sopra alla fotografia sottostante, e confermo. Ecco, dovrebbe essere già finito. Volendo si può riapplicare ancora se l'effetto di volta pagina non è abbastanza evidente, ancora con lo strumento modifica, trasforma, altera. Possiamo vedere un po' se è possibile
renderla un po' più efficace, se funziona meglio, se ruotarla un pochettino in più ci dà questa sensazione. Magari in partenza dovevo tirare un po' di più la parte, l'angolino, la punta, in modo che fosse più evidente. Questo lo potete fare con calma e rivedere l'effetto se non è abbastanza efficace. Come abbiamo aggiunto un'immagine sotto, possiamo eventualmente aggiungere un testo o un testo sopra, se vogliamo fare una dedica, che so io, per una persona alla quale inviamo questa fotografia elaborata. Nell'angolino è possibile, invece di una fotografia come ho fatto qua, aggiungere un testo. Lo nascondo momentaneamente, attivo un livello subito sopra, vuoto, lo riempio con un colore bianco oppure con un colore che possa essere intonato alla fotografia che sta sopra, e vado a utilizzare il testo, magari con un colore sempre intonato a quella che è la mia fotografia, con lo strumento contagocce, che si trova in questa posizione, tenendo cliccato e il primo qua sopra, posso campionare un colore presente, quindi avere, per fare il testo, riprendere un colore contenuto nell'immagine, magari un verde, il rosso, che sono dominanti in questa fotografia. Poi con lo strumento testo vado a spuntare e in questo campo un clic per riprendere il colore che ho campionato, quindi confermo e avrò il testo dello stesso colore, in questo caso del cappello. Naturalmente andrò a scrivere quello che mi interessa, quella piccola dedica che può stare in questo angolino. Sceglieremo il font che ci interessa, la dimensione naturalmente adatta allo spazio a disposizione. Se dopo un primo tentativo le dimensioni non vanno bene, è possibile con un clic selezionare, trascinando sul testo, posizionandoci sulla dimensione, eventualmente trovare una dimensione più adatta. Invio per confermare e, volendo ancora, possiamo adattare in diagonale questo testo con gli strumenti di modifica, trasforma, gli stessi che si applicano all'immagine. È possibile in parte applicarli anche ai testi. Infatti sono le prime tre voci ancora disponibili per utilizzabili per i testi, quindi inclina e magari prendendo per gli angoli cerco di seguire un po' e dare una diagonalità che riprenda questa apertura. Invio per confermare e, volendo, anche qua è possibile aggiungere uno stile di livello per aumentare la tridimensionalità. Possiamo copiare quello che c'è qui, ombra esterna, che potrebbe essere un pochino troppo pesante, o aggiungerlo. Attiviamo il livello del testo, sempre dal menu livello, stile livello, ombra esterna, e magari riduciamo un pochettino perché sia meno pesante. Eventualmente possiamo comunque applicare anche gli altri stili di livello, quindi confermo con l'ombra, provo con un altro stile, smusso, effetto rilievo, e avrò un ulteriore altro effetto. Su questo ci si può sbizzarrire a piacere. Se poi vogliamo utilizzare anche l'immagine che era stata applicata prima, la attiviamo, eventualmente attiviamo il livello sopra e riduciamo un po' l'opacità, così sarà vagamente in trasparenza, ricorderà naturalmente lo stesso soggetto, che suggerisco di utilizzare con due fotografie simili che abbiano più o meno lo stesso tema, la stessa persona. Finito tutto quanto, salviamo in due formati, quindi con file salva con nome, il primo in formato PSD, quindi file salva con nome. Il PSD ci salta fuori quando abbiamo questi livelli aperti e è un consiglio per poi poter riaprire l'immagine e rimetterci le mani. Fatto questo, non lo confermo al momento, dal menu livello, unico livello, che è la voce qua sotto,
unisco tutto quanto, mi ritrovo con un unico livello composto, quindi con tutti quanti i livelli appiattiti, e posso salvare in JPEG o in TIFF.